È lo stesso discorso adesso. Le scuole sempre fanno di 50 elementari, 3 anni medi, 50 superiori e 3 più 2 all'università, che è una formula col botto. Almeno li facciamo laureare tutti e nessuno più si nulla. L'importante è la laurea, sai che però è laurea. Con certo discorso non si come c'è il discorso ci sono delle materie. Riforma, allora, le riforme, tinto sto dicendo. Che non è la chimica, ad esempio, però ci sono delle materie. Capisci? Non mi dire che a 16, a 18 anni in una scuola se vai a fare, non so, arte o lingue, mi dici che fino a 18 anni, a 19 anni io devo studiare matematica. È una presa per il culo. Ah, c'è anche gente che l'ha rifiutato. A 16 anni si smette di essere generalista e ci si indirizza. Non sto dicendo nessun modello americano, nessun niente. Sto dicendo che ci si indirizza. Le lingue, la lingua obbligatoria, adesso tu qualsiasi indirizzo. Guarda che se c'è 3 anni o poi c'è gli ultimi 2 anni. Ma di qua. Quello era la svolta. Anch'io fa chimica high school. Ho fatto un anno, ho fatto marciologia, il primo fa chimica, il secondo fa marciologia, fisica. Anch'io ho fatto queste materie che mi sono mercato. Poi gli ultimi 3 anni c'erano più ore delle materie che naturalmente sul diploma che prendevi. Però è giusto che anche al superiore, è giusto che al superiore ci siano anche materie diverse, perché ci sono le materie che prendono male. Le superiori vanno riformate, le medie vanno riformate. La matematica è... Le medie vanno cancellate. La matematica è una di quelle materie che te prendono in mente, che è la verità. Così la verità, infatti dovrebbero fare come in tutto il resto del mondo, 8 anni di scuole elementari. 8 anni di scuole elementari. Le lingue, la logica, non la matematica, è la logica che te prova, la fisica, la logica, la matematica. La matematica se ti interessa è la vostra idea, perché sennò è come... Le lingue molto di più. La lingua è per un'altra parte del tuo cervello. Hanno dimostrato che non è che se nasci in una famiglia di matematici il tuo cervello non invecchia. Invece hanno dimostrato che se nasci in una famiglia di bilingue il tuo cervello invecchia dopo 4 anni in media di meno. Cioè, questo hanno dimostrato. Sono due cose diverse. Quello che sto dicendo, all'enella al cervello le lingue fa più della matematica. Sono due cose diverse. Se te per la lingua e il cervello non è la stessa. Per la lingua e la matematica non è la stessa cosa del cervello che usi. Sì, 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 s